Amici, oggi apriamo insieme due pasqualoni My Little Pony e Principesse Disney. Vediamo all'interno cosa troviamo, ma prima sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme due pasqualoni. Inizia la serie di Pasqua, ragazzi, perché tra poco più, ovviamente, di un mese, il 31 di marzo, sarà Pasqua. Ed io nei supermercati non ho ancora trovato un uovo di Pasqua al di fuori di quello di One Piece. Se mi seguite su Instagram lo sapete, seguitemi anche sui miei social. Non ho trovato ancora nessun uovo di Pasqua, infatti non vedo l'ora che i supermercati mettano le uova, così ovviamente da farci il video. Ma intanto, appunto, su Amazon ho iniziato a comprare i pasqualoni. Prima di iniziare questo video, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, così potete restare aggiornati tutti i giorni sul mio canale Yolanda Suiza alle ore 14:30 alle 18. E ovviamente, se vi piacciono questi video, lasciate un bellissimo pollice in su. Ora direi quindi di cominciare ad aprire le uova. Voi, se aveste l'opportunità, quale aprireste per primo? My Little Pony o Disney? Poi mi dite alla fine, ovviamente, quale sorprese avete preferito e date un voto da 1 a 10 anche voi, così mi fate sapere la vostra opinione. Siccome li ho pagati sui 15 euro, il prezzo è onesto. A volte possono costare anche di più, ovviamente. Questa è la confezione. Non so se all'interno c'è l'uovo di plastica oppure direttamente le sorprese. Boh, lo scopriremo appunto aprendo il cartone. Secondo me ci sono direttamente le sorprese perché a mio avviso è come se fosse questo l'uovo, capito? Ora vediamo un pochettino. Alziamo appunto la confezione e lo scopriamo insieme. Esatto, ragazzi, all'interno, come se questo fosse l'involucro, come se questo fosse l'uovo, all'interno ci sono già le sorprese. Quindi io inserisco la mano, dovrebbero uscire forse 4, forse 5 sorprese, non lo so, ma lo scopriamo subito. Iniziamo con la... Sto dicendo iniziamo con la prima sorpresa, che cos'è? Un cartone! Procediamo con la prima sorpresa. Che carini! Allora, questo qua come regalino, bambino, asterisco, è molto molto carino. Abbiamo trovato questi leghini dei My Little Pony. Azzurro, viola e rosa, con i diversi My Little Pony disegnati sopra. Già prima sorpresina mi piace. Seconda sorpresina. È la Peppa! Oh! Ragazzi, ma che meraviglia! Che cos'è? Abbiamo trovato Sunny, prima di tutto. Questo è il pony chiamato Sunny ed è uno scenario, insomma, con tutti gli accessori e il personaggino. Ve lo faccio vedere appunto da vicino. E questa è una mega sorpresa, raga, è una meghissima sorpresa. Stupendo, non credevo di prendere già a primo acchito questa. Comunque abbiamo il pony, che è Sunny, molto molto bello. Abbiamo trovato questo qua arancione. Poi questa, forse uno scrigno per mettere all'interno tutti i gadget. E appunto abbiamo i bicchieri, vedete qui per diciamo la vacanza. E all'interno troviamo anche una mappa. Ah, così che dovrebbe venire. Vedete? Ci sono proprio le figure. C'è una mappa da mettere dietro come paesaggio e il pony deve essere costruito in questo modo. C'è anche il casco, c'è anche il casco. Ci piace, comunque mi piace tantissimo. Molto molto bello, ci sono 17 accessori. Questo non so quanto costa se te lo vuoi andare a comprare singolarmente, però mi piace. Ancora, oh, questa è bellissima, la spazzola dei My Little Pony. Qui c'è, oh, ASMR, che bello. Sempre con Sunny, a quanto pare. Abbiamo sempre Sunny con questa spazzola piena di glitter che fa anche un suono un po' ASMR. Vediamo quanto è buona questa spazzola. Beh, beh, spazzola, ma va, ragazzi. Comunque è molto bella con questi glitter appunto all'interno che rivelano poi il My Little Pony. E io penso che qua ci sia l'ultima sorpresa. Sì, vediamo. Esatto. No, non è vero! Wow! Scusate, fino ad ora ne abbiamo trovate tre.
Questa è la quarta e abbiamo trovato un My Little Pony, solo che non so questo qui come si chiama. Per favore, ditemelo voi nei commenti. Sono tante le sorprese, ce n'è un'ultima dentro, Eccolo qua. Per la mia collezione di unicorni barra pony è perfetto. Eccolo qua, ditemi come si chiama giù nei commenti. Però molto bello, muove anche la testolina. Ci piace. Ma c'è anche un'ultima sorpresa. Ecco ragazzi, che cos'è? Dentro c'era questo. Lo scenario, vedete? Lo scenario per giocare appunto con i My Little Pony, con i personaggini che abbiamo trovato. Tutto molto carino, ci piace in cartone. Come ultima cosa, e poi l'involucro dei My Little Pony è vuoto. Questo è carino, molto molto carino per un regalino. Abbiamo trovato due collanine, ragazzi. I nomi dei My Little Pony purtroppo non me li ricordo, però abbiamo trovato sempre questo My Little Pony qua e quest'altro qui. Collanine scritte in tutte le lingue del mondo tranne che in italiano. Comunque mi piace, sono molto creative, sono molto carine. Beh, ragazzi, per 15 euro vi posso dire ci vale. Molto molto bello, mi piace il fatto che non ci sia l'involucro di plastica, ma solamente quello di cartone. Ci sono uscite 5 sorprese, comunque do un valore anche abbastanza altino. Il mio voto comunque è 10. Molto bene, procediamo adesso con il secondo uovissimo, questo lo chiama, delle principesse Disney originale Mattel, ovviamente. Questa cosa ci piace, che ve lo dico a fare. Io ho sempre desiderato. Allora, ho solo letto che all'interno, ragazzi, può trovare una principessa, una bambola originale principessa Disney. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa. Lateralmente qui c'è una corona che si può ritagliare. Si può costruire. Questi sono i diamantini anche che si possono ritagliare e attaccare appunto sulla corona. Un'idea veramente molto molto carina. Procediamo adesso con le sorprese. E anche qui ce ne sono abbastanza. Vediamo se ce ne sono 5 come l'altro uovissimo. Allora, abbiamo un libro. Non capisco perché nelle cose della Disney ci mettono sempre questi libri. Anche nelle buste misteriose dell'edicola, no? Vabbè, comunque abbiamo un libro a quanto pare originale, suppongo, della Disney, dove si possono colorare le principesse. Se siete appassionati, questo fa per voi, perché è molto molto bello, ci sono tutte le principesse, c'è anche la mia preferita che è Belle. Eccolo qua. Beh, carino, ma oddio, niente di eccezionale. Ancora, che cos'è sto coso? Ah, forse qualche concorso, vabbè, non ci interessa, magari vediamo dopo. Qui cosa abbiamo? Anche qua una spazzola. Allora, ho preferito quella dei mali del pony, vi devo dire la verità. Ma è una spazzola normalissima, ragazzi, normalissima, tutta glitterata, opaca. Beh. Niente di particolarmente entusiasmante. La spazzola dei My Little Pony era stupenda. Vediamo questa. Com'è? Questa devo dire che forse ha le setole probabilmente un po' più morbide. Sì, questa sì, ha le setole morbidissime. Però come design e disegno ho preferito quella dei My Little Pony. Ancora. Ok. Ok, queste ragazzi che sono delle mollettine come ce l'ho io in testa, però delle principesse. Abbiamo trovato Rapunzel e Ariel. Ok, ma perdonatemi. No, vabbè ragazzi. Vabbè, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ragazzi, abbiamo trovato veramente quattro cose in croce. Forse la cosa che ovviamente rende speciale questo uovo è la bambola, perché ho trovato la mia bambola preferita e la mia principessa preferita, che è Belle, ragazzi. Allora, probabilmente hanno messo meno sorprese, anche sostanziose, perché all'interno c'è proprio una bambola. Forse una bambola del genere, non so quanto possa costare. Probabilmente, sicuramente più di 10 euro. È proprio Belle, cioè è proprio bella. Veramente, veramente bella, fatta molto molto bene. La parte di sopra rigida e la parte di sotto con questo vestito appunto a fiori. Non ha proprio il vero vestito, quello pomposo, diciamo, del cartone animato, però ce la facciamo andare molto bene. Anzi, in confronto all'uovo dei My Little Pony, questo.
se devo essere onesta e dare un voto complessivo, io comunque gli do un 8,5. Voi cosa ne pensate? Qual è stato il vostro uovissimo preferito? Fatemelo sapere comunque nei commenti. Io continuo a preferire i mani del pony, anche se ho trovato la mia bambola preferita. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione, un abbraccione forte e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ciao!